E poi c'è Valerio Rossi Albertini, perché buongiorno. Valerio, buongiorno. Queste immagini che noi abbiamo visto, le abbiamo raccontate già da venerdì, no? Dal miracolo di aver trovato 11 persone vive, sono immagini straordinarie della capacità dei nostri uomini, della protezione civile, del soccorso alpino, di intervenire e di tirare fuori da questa enorme tomba di ghiaccio persone, storie vive che raccontano, abbiamo visto con Pescara. Allora, sì. Intanto, come si fa? È difficile, lo stanno dicendo in tutte quante le trasmissioni e i collegamenti, perché se vediamo l'immagine dall'alto, l'immagine aerea, la parte in cui stanno scavando di albergo è completamente invisibile. Certo. Cioè sembra un campo di neve, una pista da sci. Con un leggero, diciamo, promontorio, cioè una collinetta, ma sì, insomma, però lì ci sono i quattro piani compressi. Scavano è veramente quasi impossibile intuire che sotto ci sia una struttura complessa e articolata come quella che era stato l'albergo. E allora come si fa? Si comincia qua, con... No, questa è la foto, si capisce perfettamente che è una specie di collinetta di cui non resta sostanzialmente più nulla, non c'è più ma nessuna poi fisionomia. Noi se guardiamo la parte, se facciamo il dettaglio, la parte in cui stanno scavando, per i fori riusciamo a individuare la zona, diciamo il punto di attacco dei soccorritori, ma altrimenti sarebbe andare alla cieca completamente. Allora qual è la difficoltà? La difficoltà è che all'inizio non si disponeva delle planimetrie, non si aveva la mappa dell'albergo e quindi non si sapeva come orientarsi. Poi grazie alle informazioni che sono arrivate ed una piantina e in considerazione delle misurazioni che sono state fatte dello spostamento e della rotazione, sì, è stato fatto, dico idealmente, una specie di scacchiera sul terreno che corrispondeva ai vari ambienti sottostanti e allora lì si è cominciati a fare delle prospezioni. Si è cominciato a scavare questi tunnel, no? Dall'alto, verticali, che poi vengono rinforzati perché altrimenti i tunnel di neve rischiano di ricadere su se stessi, con tutte quante le difficoltà che comportava almeno all'inizio il fatto che non si sentissero minimamente voci o odori. Infatti quando si disse non siamo sfiduciati, ma in realtà con una coltre di neve di 3 metri gli odori, che sono delle molecole gassose, non riescono a passare, quindi non c'è niente di strano che i cani non riuscissero a fiutare. Stessa cosa, la neve assorbe tutti quanti i rumori, certo. Dopo una nevicata c'è un bel silenzio. In più ci sono i solai di cemento, c'è comunque il muro che ha ricoperto tutto. Questo insomma, per dire che naturalmente che tutte quante, diciamo, i primi metodi per tentare di individuare la presenza non erano idonei e allora la tecnologia anche in questo caso ci è venuta. Ci ha aiutato in molto, come? In soccorso e se vuoi ti posso già cominciare a far vedere, ci sono tanti possibilità. Allora la prima tra tutte, su cui non hanno dato dettagli perché questo è un dispositivo soprattutto prevalentemente di carattere militare, un dispositivo che è in grado di intercettare, di percepire segnali elettromagnetici dei telefonini debolissimi, perché in questa situazione i telefoni, se ancora qualcuno non è completamente scarico, mandano dei segnali molto freddi. Presumibilmente dopo anche 7-8 ore della tragedia i cellulari possono essere tranquillamente carichi. Potrebbero essere, sì. Però questo adesso è non un più, ma all'inizio sì. Sì, è un dispositivo che adesso in qualche giorno è stato messo a disposizione proprio perché il cellulare in stand-by potrebbe ancora mandare qualche segnale, ma debolissimo ovviamente perché le batterie sono quasi scariche e poi perché viene dalle viscere della terra praticamente. E allora ecco, primo dispositivo, un sensore molto sofisticato per riuscire a captare dei segnali infinitesimi, primo. Seconda cosa, delle sonde per andare a vedere fisicamente ed esplorare gli ambienti sotterranei, gli ipogei. Ora, è difficilissimo naturalmente perché bisogna fare dei fori, bisogna riuscire a seguire delle linee che conducano fino agli ambienti, proprio perché potrebbero invece intercettare dei muri di cemento armato, dei solai, e quindi bisogna andare con adesso lo faccio vedere in maniera molto semplice e concettuale, con delle sonde molto flessibili, all'interno delle quali far passare, ecco qui, dei cavi eventuali, ecco,
con una telecamerina o delle luci, sì, che quindi siano in grado di seguire il percorso consentito per arrivare nel posto. Quindi prima di scavare si fanno scendere queste sonde, credo forzandole nella neve, certo, non passano, non so, e si cercano tastando, in questi ipogei, esatto, tastando alla cieca, però appunto con le fibre ottiche, sì, con le luci, fibre ottiche, certo. Ci sono tanti dispositivi, poi ne farò vedere uno in funzione, almeno sì, concettualmente. Dopodiché ci sono i metodi tradizionali, le aste, che sono molto efficaci. Le aste, quelle che si usano normalmente nella ricerca dei dispersi da valanghe. Esatto, no? Soltanto che nel caso delle valanghe, sì, di solito la consistenza del manto nevoso è relativamente soffice, ma soprattutto è omogenea. Certo. Quindi si può andare anche molto in profondità. Qui no, perché questa è stata una valanga, come è stato detto propriamente, più che una slavina. Cioè all'interno del materiale che è franato dal monte ci sono detriti di tutti i generi, ci sono tantissimi alberi, c'è una foto molto inquietante che fa vedere come sul costone, esattamente in corrispondenza della pista seguita dalla slavina, sì, sono stati rimossi tutti quanti gli alberi, si è trascinati presto. Ti fermo. Allora, la cosa impressionante è che queste immagini che avete sentito con il carillon di un posto fatato in mezzo alle montagne, come se fosse una bolla, e abbiamo visto che è difficile pensare di essere in una bolla in mezzo alle montagne, insomma, le montagne sono lì, la natura è quella, nevica e vengono giù le slavine. Poche ore dopo danno invece l'esito delle immagini successive che abbiamo visto, quelle appunto dei soccorsi. Prima di parlare della nostra fragilità, come ci diceva il nostro Massimiliano Giancaterino, beh, forse è il caso di far capire come abbiamo salvato queste 11 persone, Valerio. Sì, c'è stata, diciamo, una concomitanza di tecnologia e di buona volontà, perché da una parte si scavava praticamente a mani nude, in quanto la neve si era rappresa, si era consolidata ed era difficile spalarla col badile. Dall'altra viene in soccorso appunto la tecnologia per fare delle esplorazioni sotto la coltre, sotto il manto nevoso, che erano estremamente difficili perché, come abbiamo detto, i modi tradizionali, almeno all'inizio, non sono stati efficaci. I cani non sentivano l'odore delle persone e le voci e le urla di richiamo purtroppo non potevano essere udite. Allora, riprendo il discorso di prima, abbiamo visto che c'è la possibilità, adesso la tecnologia ce lo mette a disposizione, di avere delle sonde flessibili che possono essere insinuate all'interno del manto nevoso e andare a ricercare quegli interstizi, quei pertugi attraverso cui arrivare poi ed osservare gli ambienti sotterranei. Allora, abbiamo visto sulle cronache di questi giorni che uno di questi strumenti viene chiamato l'occhio del serpente, sì, Snake Eye. Perché? Perché sono delle sonde flessibili, esattamente come queste, all'interno della quale si può far scorrere un cavo, ad esempio, con una telecamerina microscopica, sì, oppure si può utilizzare per la luce. Ecco, vedete, io ora vi faccio vedere come la luce si sposta all'interno di questo tubo. Allora, vediamo in pratica. Immaginiamo che questa sia la condizione della neve. Questo è il manto nevoso, sono delle palline azzurre. Qui sopra sotto, l'albergo, sopra le rovine. Esattamente, sopra l'albergo. Immaginiamo che ci sia soltanto un foro, quindi non sia semplice arrivare all'interno, che ci sia un foro. Se tentiamo di illuminare direttamente, non ovviamente non passa. Allora, eccolo, questa è stata la trovata. Questo è il serpente. Cioè, questo è un serpente simile al tubo, ma che ha questa caratteristica. Guardate, adesso faccio uscire dall'altra parte, per così dire, la testa del serpente, cioè, e ora illumino dalla parte superiore. Guardate, se abbassiamo adesso, si vede meglio, sì, forse. Aspetta, adesso lo abbasso e lo inclino, sì, in maniera che sia più visibile, faccio entrare la luce da una parte e la luce passa dall'altra, ecco, parte. È una cosa che malgrado sembra abbastanza, sia, come dire, un tubo segmentato, certo, spezzato, diviso, eccetera, si riesce comunque. Sì, perché la luce di solito procede in linea retta e invece attraverso questo dispositivo, che è una fibra ottica, viene chiamata in gergo ed è simile a quella con cui si fanno le comunicazioni, è possibile farle seguire un percorso accidentato, un percorso ritorto, fino ad arrivare laddove l'occhio della telecamera possa individuare sperabilmente i superstiti. Grazie a Valerio.